Tra Istituto Autonomo Case Popolari e Comune di Messina torna il sereno. Nessuno vuole più alimentare la polemica sulla mancata ricezione da parte di Palazzo Zanca dei documenti che lo scorso 16 giugno erano stati portati con un furgone fino al municipio per essere poi respinti. Oggi parla l'assessore alle politiche della casa che quei documenti avrebbe dovuto riceverli, Sebastiano Pino. Su quella mancata consegna ha già dato spiegazioni anche al prefetto. Per un errore la mail che preannunciava l'arrivo dei falduni è arrivata durante le operazioni di consegna, dunque senza preavviso. Ma al di là dell'episodio del 16 giugno, visto che la legge del 2013 impone al comune di assumere la proprietà degli appartamenti demaniali, gestione IACP, la domanda per l'assessore Pino rimane sempre la stessa. Assessore Pino, ma insomma queste pratiche quando ve le prendete? Noi siamo pronti a riceverli, ma non da ora, da un po' di tempo. Noi abbiamo avuto subito dopo lo spiacevole episodio di un mese fa, abbiamo avuto un chiarimento politico col commissario Lo Conti dell'IACP, col quale abbiamo definito gli aspetti politici, fra virgolette, della vicenda, e abbiamo demandato agli amministrativi, alla parte amministrativa, per definire i dettagli che ancora non erano chiari nei verbali di passaggio dei fascicoli, a tutela sia degli inquilini che vogliono riscattare la propria abitazione e che mi risulta che siano diversi, che avevano aperto il fascicolo con l'IACP versando anche la quota di riscatto e però non hanno visto ancora la definizione del contratto di vendita. Ecco, per tutelare questi passaggi e per definire alcune altre questioni che riguardavano gli amministratori dei vari condomini, il ritardo è dovuto soprattutto a questo. Andate voi a prenderle col furgone e ve le devono riportare. No, penso che andremo noi a prenderlo e vi sono già anche gli armati pronti per riceverli. Per me anche la prossima settimana possono esserci. Ecco, immagino che siamo già alle fasi finali ormai.